tempo record. I responsabili che questa mattina hanno surfato lungo il Canal Grande e il sindaco saranno puniti come meritano. Il passo indietro del sindaco Florio Favero, che aveva vinto nel 2020, non esistono in questa maggioranza le condizioni per proseguire con serenità e affrontare i problemi del futuro. 872 persone, 2 arresti e 9 indagati, più sanzioni di vario genere, questo è il bilancio dell'attività del compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto nel weekend di Ferragosto. Dopo gli episodi di violenza sottomarina a Ferragosto, il sindaco Mauro Melao scrive al prefetto e chiede rinforzi immediati. All'indomani del post del senatore veneziano Andrea Ferrazzi su Facebook si leggono centinaia di commenti di solidarietà nei suoi confronti e di delusione verso le scelte del partito. Caro bollette, se non si interviene quanto prima le imprese turistiche rischiano di essere messe in ginocchio, il grido d'allarme del presidente dell'associazione Jesolana Albergatori. Continua la piaga dell'abusivismo sulla spiaggia libera del Lido di Venezia, dove regolarmente si svolgono attività del tutto irregolari, quali noleggio di ombrelloni e sdraio. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque, questi titoli li avete sentiti, sono stati individuati i responsabili che hanno surfato questa mattina lungo il Canal Grande e Brugnaro, saranno puniti come meritano. Grazie al lavoro della Polizia Municipale e del sistema di videosorveglianza sono stati individuati in tempo record i due protagonisti delle corse col surf elettrico questa mattina lungo il Canal Grande. L'ha annunciato sui social il sindaco Brugnaro. A proposito dei due eroi di stamane, si legge, li abbiamo individuati. Le due tavole sono già state sequestrate e fra poco, senza ulteriori dettagli, i responsabili saranno tra le nostre braccia. Verranno denunciati come meritano. Nelle ore precedenti però lo stesso sindaco aveva scritto un altro post corredato dal video divenuto virale sul web dei due che surfavano, lanciando anche un appello. Ecco i due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città, si legge. Chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli, anche se le nostre armi sono davvero spuntate e servono urgentemente più poteri ai sindaci in tema di sicurezza pubblica. A chi li individua offro una cena, aveva scritto. Sostenuto anche dal sindaco di Gallio, a sua volta disposto a offrire una cena a chi li trovasse. Mi associo a Brugnaro nel compartecipare appunto a pagare la cena o il pranzo a chi magari riuscirà a segnalare e ad individuare questi soggetti. Poi io sono d'accordo con Brugnaro e anche qui purtroppo ogni anno registriamo casi di maleducazione dilagante. Io dico sempre la mamma degli imbecilli è sempre incinta purtroppo. Peccato che nessuno abbia potuto godere di una cena offerta da uno dei due sindaci. Un ragazzo di 16 anni di Oderzo è stato ricoverato all'ospedale di Mestre per le gravi conseguenze riportate in seguito a un tuffo sulla spiaggia di Caorle ieri pomeriggio. Nelle ore scorse gli specialisti dell'Angelo l'hanno operato per lenire gli importanti traumi alla colonna vertebrale. Ora il paziente è in prognosi riservata. Il ragazzo ha fatto una brutta caduta nell'acqua bassa ed è andato a sbattere violentemente contro il fondale. Da subito si è capito che la situazione era grave, non sentiva più la sensibilità alle gambe e alle braccia, è stato soccorso dai sanitari e portato d'urgenza a Mestre in codice rosso. Sarà necessario attendere le prossime ore per conoscere l'evoluzione del suo quadro clinico. Ed ora invece andiamo a Porto Gruaro. Il sindaco Florio Favero ha rassegnato le dimissioni. In una lunga nota parla di vere e proprie avversità nel portare avanti la sua carica. Portano, ma in primis anche al governo. È con tanta amarezza, ma anche con tanta delusione, che ho deciso di rassegnare le dimissioni. Queste le parole del sindaco di Porto Gruaro, Florio Favero, che comunica le sue dimissioni con una lunga nota in cui tutti i nodi vengono al pettine, ma anche le tante contraddizioni che hanno segnato la breve vita della giunta Favero, mettendo a dura prova la tenuta della sua amministrazione. Eletto nel 2020 con una coalizione di centrodestra contro l'uscente primo cittadino
cittadino Maria Teresa Senatore, che secondo Favero non ha ancora elaborato il lutto della sua sconfitta elettorale. La sua amministrazione si è da subito trovata di fronte a veri e propri ostacoli all'interno della maggioranza, culminata con il voto contrario agli equilibri e all'assestamento di bilancio da parte del gruppo senatore. Il 5 agosto si era dimessa l'assessore al bilancio Claudia Salvador, che però non ha mai commentato questa scelta, definita comunque difficile. Nella comunicazione inviata ai consiglieri, assessori e al prefetto Vittorio Zappalorto, Favero ha parlato di mancanza di condizioni per poter proseguire l'incarico e con serenità affrontare i tanti problemi che si evidenzieranno nel prossimo futuro. Non c'è dignità per un'amministrazione costretta alla ricerca di un continuo equilibrio caratterizzato da personalismi e pressioni anche indebite, a cui non intendo subordinare il mio lavoro e il bene dell'intera città. Nella nota il sindaco parla anche di continui ricatti politici assunti dalla consigliera senatore, la quale, a suo avviso, ha ridicolizzato la giunta, mettendo in difficoltà per la prima volta nella storia comunale i vari dirigenti dei vari settori. Un ultimo pensiero il primo cittadino di Portogruaro lo ha dedicato a tutti quelli che lo hanno sostenuto, ringraziandoli per la loro fiducia e ribadendo che la decisione presa comunque non fermerà il suo percorso intrapreso, pensando già al futuro con lo stesso impegno e la stessa passione. Si apre così un nuovo capitolo per la città di Portogruaro, che al momento comporterà l'arrivo del commissario prefettizio, anche se il sindaco uscente sarà sempre disponibile per la sua amata città, ma che responsabilmente conclude che non ho mai accettato e mai accetterò ricatti politici che sono e sarebbero stati peggiori rispetto alle dimissioni che ho deciso di dare. E inventa. Il compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto ha intensificato i controlli in tutto il Veneto nelle stazioni dei treni durante il weekend di Ferragosto. Nello specifico sono state controllate 872 persone, due arrestati rispettivamente per resistenza e violenza pubblico ufficiale e per aggravamento della misura del divieto di dimora nel comune. 9 indagati a vario titolo, 3 invece le sanzioni amministrative elevate per possesso di sostanze stupefacenti, per uso personale, per ubriachezza molestia, per il mancato uso della mascherina a bordo treno. Il sindaco Mauro Armelao chiede rinforzi a Chioggia per via degli episodi violenti di Ferragosto. Chioggia chiede l'intervento del prefetto Zappalorto contro la mala movida dopo un Ferragosto agitato, contraddistinto da risse, urla e litigi. Così, dopo Jesolo, anche la città clodiense chiede rinforzi. Come ribadisce il sindaco Mauro Armellao in riferimento agli scorsi episodi violenti, quello che si è verificato va oltre il normale divertimento. I residenti hanno ragione da vendere. Aggiunge anche che sono 3 le zone le quali necessitano di interventi in città, precisamente zona Capo Est, zona Piazzale Europa e alcuni punti del lungomare Adriatico. Nei giorni di Ferragosto c'erano le deroghe per prorogare l'orario della musica fino alle 3, ma dopo questo orario non è stato rispettato lo stop e neppure il diritto dei residenti e dei visitatori a godere del riposo e della quiete notturna, osserva Armelao. Tornano i furti agli anziani con la tecnica dell'abbraccio. Sabato mattina un uomo di 76 anni residente a Campalto sarebbe stato avvicinato da una ragazza sui 30 anni che avrebbe cercato di sfilargli il portafoglio mentre la figlia assisteva alla scena dalla finestra. Il furto non è andato a buon fine grazie alla prontezza di riflessi della vittima. Mio padre era uscito verso le 10 per buttare la spazzatura, racconta la figlia. Tornando indietro è stato avvicinato da una ragazza di bell'aspetto che l'ha circuito facendo finta di conoscerlo. Ciao, da quanto tempo? Mi riconosci? Gli avrebbe detto. Poi lo ha abbracciato provando a prendergli il portafoglio. Lui ha reagito, lei si è liberata dalla presa ed è fuggita nell'auto di un complice. Sul posto sono giunti i carabinieri e polizia e sarebbero riusciti a intercettare e inseguire la vettura fino ad un certo tratto, ma alla fine i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. All'indomani del post del senatore veneziano Ferrazzi si leggono centinaia di commenti di solidarietà nei suoi confronti e di delusione verso il PD. Una scelta inspiegabile, un'enorme delusione, una decisione che non tiene conto del territorio.
Sono centinaia i commenti apparsi sulla pagina Facebook del senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, che, escluso dalle liste per le candidature, così come Nicola Pellicani alla Camera, ha espresso la sua amarezza con un post. Una scelta indecorosa, ha commentato l'ex segretario regionale Giaretta. Purtroppo, continua, le liste del PD, il mio partito, sono per il Veneto inqualificabili. E ancora, una schifezza, scrive invece l'ex parlamentare vicentina Laura Fincato, un PD DM che non riconosce il lavoro, stavolta non avrà il mio voto. Ma i commenti sono centinaia, tra frasi di sdegno verso un partito che fa scelte incomprensibili per il territorio, scrive ancora qualcuno, e di solidarietà nei confronti di Andrea Ferrazzi, che in questi anni, come scrive lui stesso, ha lavorato molto anche per la città di Venezia e che ora si ritrova senza un rappresentante del territorio che ne conosca la specificità e la delicatezza. Ringrazio per la marea di affetto, solidarietà e vicinanza, per le centinaia di messaggi, telefonate e apprezzamenti che ho ricevuto, oltre le mie aspettative, ha scritto nel pomeriggio Ferrazzi. Mi hanno rincuorato, continua, testimoniando che il lavoro fatto e i risultati ottenuti per la nazione e il territorio vengono dai cittadini, dai circoli e dalla base, riconosciuti e apprezzati. Ora pensiamo alle elezioni, le analisi politiche le faremo dal 26 settembre. Unione Popolare con Luigi De Magistris si presenterà alle elezioni del 25 settembre e si propone per uguaglianza sociale e meno precarietà. Nei nostri banchetti le persone sono venute molto sfiduciate dalla politica tradizionale. Noi rappresentiamo un'alternativa. Unione Popolare con Luigi De Magistris si presenterà alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. La lista politica composta da Dema, le parlamentari uscenti di Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista e Sinistra Europea. I candidati definiscono Unione Popolare un'alternativa pacifista, radicalmente diversa dalle forze che oggi chiamano al voto. Temi centrali presi in esame: sanità, clima, crisi energetica con relativo aumento dei prezzi e precarietà. La nostra lista invece si propone di non privatizzare la sanità, che è il primo presidio per esempio per quanto riguarda la pandemia, e noi abbiamo dei cittadini che sono costretti ad aspettare lunghe file per poter farsi curare e se no scegliere l'alternativa del privato. E rimettere al centro quelli che sono i temi che sono stati abbandonati, il fatto che non si arriva a fine mese, il fatto che c'è una fortissima disuguaglianza, il fatto che nei territori come anche il mio, come quello di Quarto d'Altino, ci siano dei provvedimenti condizionanti che peggiorano la qualità di vita dei cittadini senza che ci sia possibilità di replica. Un altro tema importante e contemporaneamente delicato, il reddito di cittadinanza, che secondo i candidati deve essere mantenuto per garantire alle famiglie in difficoltà il minimo sostentamento. Noi vogliamo difendere il reddito di cittadinanza facendo in modo che vada a sostenere quelle famiglie che non ce la fanno, perché l'Istat ci dice che senza reddito di cittadinanza 1 milione di persone in più sarebbero state in povertà assoluta. Per finire, Unione Popolare mette in forte discussione la privatizzazione sistematica dei servizi quali l'acqua potabile, rifiuti, trasporti, energia, che secondo i candidati della lista politica sta andando a pregiudicare i diritti primari delle persone e delle comunità locali. L'energia, per esempio, che è stata privatizzata, è soggetta a delle variazioni di mercato che ha portato ad extra profitti milionari per le compagnie, aumento di prezzi anche ingiustificati. E questo è tutto questo sulle spalle di quella quota sociale che fa fatica ad affrontare queste spese. Se non si interviene quanto prima, le imprese turistiche rischiano di essere messe in ginocchio. È il grido d'allarme del presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori in merito al caro bollette. Sono arrivate le bollette e a dire la verità siamo veramente incazzati neri, scusate il termine, però vediamo degli aumenti stratosferici e non li giustifichiamo. Il grido d'allarme del presidente dell'associazione Jesolana Albergatori è chiaro.
Non riusciamo a capire come il kilowatt sia passato da 0,10 a 0,40 e questo ci preoccupa particolarmente, perché abbiamo visto arrivare bollette che abitualmente erano intorno agli 8-9 mila euro, siamo arrivati anche a 30 mila euro, ripeto, aumenti del 300-330% in media, ci sono stati aumenti anche del 600%, abbiamo piccole realtà che probabilmente compravano meglio l'energia elettrica l'anno scorso e che quest'anno si sono ritrovate avere aumenti anche del 600%, e questo dati alla mano che siamo sempre in grado di fornire in qualsiasi momento. Questo a fronte di una stagione straordinaria. Ecco perché l'associazione chiede un intervento sul credito d'imposta. Lo Stato ci ha concesso un credito d'imposta del 15%, noi reputiamo che sia irrisorio questa percentuale, chiediamo un aumento, anche perché non è stata ridotta l'IVA sull'acquisto di energia elettrica, è rimasta al 22%, mentre sappiamo benissimo che sul gas è al 5%. Per lo Stato vuol dire un introito eccezionale visto questi aumenti, e su questo chiediamo che ci sia un intervento. Noi lo rivolgiamo a tutti gli organi dello Stato, ma in particolare ai candidati che si presenteranno con le prossime elezioni nei vari seggi della nostra circoscrizione, ma anche a livello nazionale. Insomma, questo è un problema che non riguarda solo Jesolo, riguarda tutti gli albergatori d'Italia. Queste richieste infatti verranno formalizzate a Federalberghi Nazionale, che si spera agisca quanto prima, visto che il rischio chiusura per molte aziende è dietro l'angolo. Oltre all'aumento energetico ci sono anche tutti gli altri aumenti, ricordiamoci l'alimentare, ricordiamoci la lavanderia, ricordiamoci la penuria di personale. Certi albergatori iniziano veramente ad essere stanchi su questi problemi, e quando poi chiuderanno i bilanci probabilmente questa stanchezza si trasformerà in grande amarezza e in scelte che possono portare anche alla chiusura. Noleggio abusivo di ombrelloni, sdraio e carrellini sulla spiaggia libera del Lido di Venezia. Continua la piaga dell'abusivismo sulla spiaggia libera del Lido di Venezia. 800 metri di spiaggia d'accesso libero, compresa fra l'arenile in concessione a Venezia Spiagge e quello di fronte all'ex ospedale al mare, che ogni stagione si trasforma in terra di nessuno, dove si svolgono attività del tutto irregolari, quali noleggio di ombrelloni, sdrai e carrellini, oltre al commercio abusivo di teli e asciugamani. Come si può vedere da queste immagini che alcuni residenti ci hanno inviato, la spiaggia è vittima anche del degrado e abbandono. Le dune si trasformano in camerini, ovveri alloggi notturni per i cosiddetti commercianti abusivi. A pagarne le conseguenze, turisti ignari, forse confusi dalle tabelle difficilmente riconoscibili, dove sono scritti i listini prezzi per accedere ai vari servizi offerti, tra cui l'utilizzo di bagni e docce. Nonostante i controlli effettuati dalle forze dell'ordine nelle scorse stagioni, le attività irregolari non sembrano avere tregua, e per questo motivo bagnanti, turisti e residenti chiedono che venga trovata una soluzione anche drastica al più presto, per scoraggiare l'insediamento di ambulanti improvvisati che vendono i più svariati prodotti o danno a noleggio ombrelloni e sdraio ai bagnanti occasionali. E questo era il nostro l'ultimo servizio. Vi lascio alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Benvenuti al Meteo. Previsioni per giovedì 18 agosto. Sul Veneto tempo inizialmente variabile, poi instabile dal primo pomeriggio, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi. Probabilità di precipitazioni in aumento. Piogge temporali a carattere locale attesi dal pomeriggio, per poi diffondersi anche nelle zone costiere in serata. Temperature stabili, minime comprese tra i 21 e i 23 gradi, massime sui 29-30 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia tempo variabile in tutta la regione. In giornata saranno possibili rovesci e temporali sparsi a carattere intermittente. Le piogge saranno abbondanti in particolare sulla fascia occidentale. Temperature minime sui 22-23 gradi, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo variabile con possibilità di rovesci diffusi dal pomeriggio.
temperature in calo, minime sui 22-23 gradi, massime comprese tra i 27 e i 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.